noi che vediamo lavorare il mister e tutto il gruppo di lavoro ogni giorno, dobbiamo avere fiducia perché stanno veramente lavorando bene e pertanto alla fine si raccoglieranno i risultati. Nel momento più difficile da inizio stagione, con la brutta sconfitta contro il Genoa che fa ancora malissimo, mister Rugnaic incassa un attestato di fiducia importante dalla società, dalla voce diretta di Gino Pozzo. Il manager bianconero, in occasione della cena di Natale del club, ha espresso soddisfazione per l'operato dell'allenatore tedesco, scelto in estate per dare la svolta dopo una stagione troppo deludente. E per noi è anche servito per risettare una certa situazione e ripartire anche con un entusiasmo nuovo. Questo gruppo di lavoro sta portando dei concetti, delle idee diverse e credo che questo possa essere l'inizio di un ciclo virtuoso. Siamo ancora non in classifica, però le ambizioni nostre sono diverse. Le ambizioni della società sono diverse dalla sola salvezza. Con pragmatismo e la consapevolezza di quanto sia difficile, Gino Pozzo rilancia la voglia di tornare a sorprendere e lottare per obiettivi europei. Ma è un dovere farlo perché i nostri sforzi devono andare in quella direzione. Poi dobbiamo sempre evitare di creare delle aspettative conoscendo quanto difficile sia raggiungere certi risultati. Però non è che possiamo accontentarci, tra virgolette, di una salvezza, che comunque è sempre un risultato importante, ma dobbiamo ambire a qualcosa di più, senza che questo poi crei delle aspettative che magari possano creare delle pressioni sulla squadra. Cosa sogna e cosa vede nel futuro dell'Udinese? Noi siamo molto pragmatici, andiamo avanti una partita alla volta, però vedo un futuro brillante per una società che si è organizzata ed è pronta per le sfide che l'aspettano e pertanto dobbiamo guardare con ottimismo.